E veniamo adesso a scrivervi questo articolo che riguarda Sara Affifella e Luigi Mastroianni che hanno rilasciato questa intervista a Uomini e Donne Magazine. Come vi abbiamo già anticipato da qualche giorno. E ovviamente alla fine Sara Affifella è stata costretta ad ammettere la crisi. Se di crisi di può parlare. D'altronde è da alcune settimane che vi stiamo raccontando che la coppia non funziona. E le nostre supposizioni sono state verificate tutte. D'altronde la coppia si vede poco e nulla. Fanno vacanze separate, e quando si vedono sono stati pizzicati ad avere quella che sembra essere una discussione. Certo, se proprio devo dirvela tutta. Fa senso che noi siamo state criticate perché abbiamo detto più volte che la coppia non stava regalando quelle emozioni che era lecito attendersi. In una precedente intervista la colpa era stata data a Lorenzo Riccardi che aveva messo qualche like qua e là. Sinceramente io l'ho sempre detto e lo ribadisco. La coppia non l'ho mai vista nemmeno a Uomini e Donne. Ossia questo grande feeling non l'ho mai visto nel loro percorso da parte di nessuno dei due. E quindi è sempre stata una scelta che mi ha lasciata perplessa. Certo è che adesso, i nodi stanno venendo al pettine. Dichiara Sara Affifella su Luigi Mastroianni. Io e Luigi, stiamo vivendo un momento di crisi. È vero? Ci sono delle problematiche personali importanti da risolvere. Lui ha dei dubbi. Ma prima di prendere una decisione definitiva, vogliamo vederci di persona. E su Francesco Montedichiara. La situazione è complicata. Sono sorte delle problematiche che coinvolgono entrambi. Al momento so solo che in questi giorni sul web mi sono state rivolte tante accuse infondate. È stato detto persino che nel frattempo c'era del tenero tra me e Francesco Monte, semplicemente perché eravamo nello stesso locale a Ibiza. Oltre al fatto che eravamo persino a due tavoli differenti. Io e Francesco siamo solo amici e abbiamo un buon rapporto per via della mia collaborazione con l'agenzia di suo fratello. Tutto qua. E aggiunge. Sono serena. Non è ancora detta l'ultima parola. Con Luigi dobbiamo parlare e valutare. Spero di arrivare a un punto di incontro con lui. Quando ne parleremo? Al momento io ho ancora l'influenza, mentre lui è impegnato a Roma, quindi non c'è modo di vederci. E conclude prendendola con i social dicendo. Non è giusto quello che sta accadendo. Le persone parlano senza sapere? Piccola chiosa mia. È ovvio che le persone nei social parlano senza sapere di preciso come stanno le cose. È ovvio che come stanno veramente le cose lo sanno solo Sara e Luigi, ma è altrettanto ovvio che se la coppia parla di grande amore, di scelta che rifarebbero mille volte e dopo non si vedono mai insieme, due domandine se le pone o no. Ma ribadisco, alla base di tutto secondo me c'è questa scelta che io non comprendo. Perché si può dire quello che volte, ma Sara come era con Lorenzo Riccardi con Luigi Mastroianni non lo è mai stata. Né durante il trono e per quello che abbiamo visto da foto e video nemmeno dopo il trono, e qui ancora sono sincera non comprendo.